Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati, carissimi telespettatori di Fano TV sul canale 17. Tutte le mattine eh, vi diamo le informazioni di prima mano, appena eh, sfornate dai giornali, ancora caldi in edicola. E allora cominciamo dal Santo del Giorno, vediamolo subito. Oggi è il Beato Odorico da Pordenone. Di questo Beato eh, conosciamo eh, la sua passione missionaria e il viaggio in Cina. È nato verso il 1265 a Villanova di Pordenone ed è morto a Udine il 14 gennaio del 1331. Andiamo sulla pagina, il sole è sorto alle 7.39, intanto tramonterà questa sera, oggi pomeriggio, alle 16.55, intanto si allungano piano piano lentamente anche le giornate. Dicevo, andiamo a vedere, è un po' che non lo facciamo, la nostra pagina, quella che eh, tiene tutti i dati, vedete l'osservatorio meteorologico di Fano TV che trovate sul nostro portale internet occhianotizia.it dove trovate aggiornati sempre in tempo reale i dati eh, della temperatura, i dati meteo che riguardano la città di eh, Fano, dove è posizionata la centralina dove è posizionato appunto questo uh, mini osservatorio. La temperatura in questo momento alle 7.30, l'ultimo dato vedete, che abbiamo scaricato, è di 6 7, quindi siamo quasi a 7 gradi. E comincia, è diversa la temperatura rispetto ai giorni scorsi, non tira il vento su una piccola brezza leggera, la raffica più forte alle 3.48 di questa mattina di 24, uh, di 24 km orari. Poi se volete avete anche, vedete qua a fianco, avete anche la... la il satellite e l'immagine, la webcam che vi mostra l'ultimo scatto fotografico che può essere vedete in questo momento che ha questi colori, con queste nuvole eh, spazzate via dal vento, perché in, in aria, vedete in alto, in quota c'è il vento. Quando le nuvole si presentano così vuol dire che soffia comunque ancora un po' di vento. Allora andiamo a vedere adesso invece eh, quelle, le previsioni per oggi e per i prossimi giorni della protezione civile delle marche. Vedete oggi eh, soprattutto nel pomeriggio è prevista pioggia e neve, neve intorno ai 1500 metri perché le temperature sono in diminuzione, in particolare nei valori minimi. I venti sarà, saranno di brezza tesa nord-occidentali, poi si rinforzeranno con vento moderato, in particolare nell'entroterra, con raffiche fino a vento forte appunto, e burrasca sul crinale evento teso lungo invece la fascia costiera. Attenzione: invece, questo nel pomeriggio cambierà. Eh? La mattinata l'avremo ancora soleggiata. Il pomeriggio cambierà e domani vedete venerdì 15 arriva anche la neve nell'entroterra. Sui Sibillini eh, c'è neve Ripre intorno ai 900 mm. Poi questo fenomeno cioè la, neve, la neve, tornerà anche eh, nella nottata fra venerdì e, e sabato. Eh, Limite delle nevicate in discesa fino a quote collinari. Insomma, andremo sempre di più verso la neve allo stato puro, eccola qua. Infatti, vedete già per la giornata di sabato eh, su, tutta, su tutto l'Appennino eh, ci sono nevicate. Il limite scende notevolmente: passiamo dai 900 metri ai 200-300 metri, ma addirittura potremmo arrivare anche a 100, eh, 100 metri, e quindi veramente in pianura. È difficile, sarà difficile sulla costa, però insomma qualche fiocchettino così eh, coreografico. Può darsi che ce, lo, eh, ce lo, lo potremo ammirare, lo potremo vedere. La settimana entrante con probabile tempo perturbato per un secondo ingresso di aria artica continentale. Queste dunque le previsioni del tempo. Andiamo adesso subito a leggere i giornali. Cominciamo dalla pagina di fano del resto del Carlino. Questa è la cronaca di un incidente terribile che è avvenuto in autostrada, un violento tamponamento sulla 14 un tir che si accartoccia come una lattina, l'autista davvero miracolato. Un, forse un colpo di sonno, una distrazione, mancavano pochi minuti alle tre quando all'altezza di Fano il Fiat Travis condotto dal 44enne eh, torinese eh, ha tamponato un altro mezzo pesante. Il 44enne non è stato necessario neppure il ricoro, pensate, ma guardate che, che cosa... Che cos'è questa fotografia? Praticamente è disintegrato. Eh, questa è la cabina, cioè è incredibile, veramente deve andare ad accendere non uno ma dieci ceri alla Madonna. I pochi mezzi in transito convogliati sulla terza corsia è stata riaperta qualche ora, qualche ora dopo. Andiamo sull'altra pagina del resto del casino, quella di Fano, la sanità. Troveremo la sanità un po' sparsa in tutti i quotidiani questa mattina. Da Chiaruccia. Alla chirurgia H24, ecco la lista del, sindico, del sindaco Seri. Un sindaco che anticipa i contenuti del documento che sarà consegnato a Ceriscioli il 18 di eh, gennaio, quindi lunedì nel corso del consiglio eh, che si terrà eh, a Fano. Il consiglio comunale Co sarà messo al voto un ordine del giorno e non un atto sottoscritto da tutta la maggioranza. Questo è un po' un cambio di eh, programma. Eh, Battisti invece l'Istituto eh, Commerciale Battisti di Fano è salvo, questa è ieri è arrivata la notizia ufficiale, eh, ma adesso rischia invece l'Istituto agrario Cecchi, parliamo di scuola ovviamente, in salita la strada per l'apertura infatti della sezione fanese dell'agrario. Eh, out out di Tagliolini, questo, questa è l'altra notizia eh, qua sulla pagina di Fano l'agrario affano o il tecnico accorpato e questo è lo scontro istituzionale eh, speriamo che non se ne, non l'abbia presa a livello personale quindi diventi una cosa eh, uno scontro personale insomma eh, l'importante è che eh, si facciano le cose con la testa solitario disarmato passiamo adesso alla cronaca a gabicce eh, c'è stato un, uh, un bandito che ha saltato nella mattinata la filiale della cassa di risparmio di Ravenna, solitario disarmato, rapina 3.000 euro. Basta, dammi i soldi, ha detto, e il cassiere glieli ha consegnati. Ovviamente è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del circuito interno della banca. Era entrato nella filiale con la scusa banale di pagare delle bollette. Ha fatto un sopralluogo, naturalmente, come fanno di solito: no? arrivano lì, fanno, chiedono qualcosa, fanno una piccola operazione, ma questo in generale, non solo in banca, e poi dopo tornano. Eh, tornano per, per mettere a segno il colpo poi l'altro colpo invece a Pantano eh, siamo, sempre, siamo a Pesaro questa volta ripreso dalle telecamere Ruba, Gratte e Vinci sigarette e contanti per 5.000 euro vedete qua anche eh, un fermo immagine il bandito è qui eh, ve lo, vi faccio la sagoma eccola qua. il bandito è qui e, e questa è la cassa okay? così si, si capisce un po' meglio e come vedete eh, dopo le feste di Natale c'è stato un paio di settimane di tranquillità Inizio gennaio mh, anche i ladri nelle case tutto tranquillo Perché si stanno facendo, eh, la loro, si stanno riposando E adesso prepariamoci perché fra un po' ricomincia la solfa I russi e quindi mh, chi deve organizzarsi con, eh, con eh, allarmi in casa eccetera, Antifurti eccetera eccetera comincia a pensarci. I russi si sono stancati di Pesaro, questa è l'altra notizia sul Carlino, il villone del San Bartolo è in vendita, costato 7 milioni e ora l'edificio è in mano ad un fondo immobiliare. Eh, il console onorario Ginesi dice forse hanno deciso di spostarsi dove gli immobili hanno un'altra redditività. Eh, e queste sono le immagini, poi chiaramente guardate, sono, sono ville anche, diciamo, Molto belle, prestigiose da sogno. Eh, sempre sulla sanità, Urbino e Montefeltro rimaniamo incatenati: 24 ore su 24. Eh, a Sasso Corvaro la protesta per salvare l'ospedale è senza sosta. Ceriscioli, ascoltaci, questo è l'appello. Poi sotto invece. Uh, Ivan Cottini che è il modello malato di sclerosi multipla ed è pronto a mettere a rischio la sua vita pur di vedere risolto il problema degli ospedali dell'entroterra. Uh, Ivan Cottini dice e, e prepara la sua protesta contro le decisioni sulla sanità e dice: Venerdì mattina brucerò davanti all'ospedale di Sasso, Corvario, Sasso Corvaro le mie medicine e sospenderò i farmaci di seconda fascia. Ha detto il modello. Appunto, malato che finora non si è risparmiato per, per tante battaglie di eh, solidarietà. Andiamo sul, sul Corriere Adriatico, la pagina di Fano, eh, anche qui: Centro Maternità e Chirurgia d'Emergenza. Le richieste del sindaco alla regione nell'atto per il consiglio di lunedì. Sarà presente anche, eh, anche Ceriscioli. Eh, si sollecita anche la realizzazione di un presidio di cure palliative per bambini di rilievo eh, marchigiano. Seri eh, rivendica la pari dignità con Pesaro e per l'ospedale unico propone Chiaruccia come sito migliore. Ora, questa è un po' ne parliamo da giorni, se ne parla forse da anni, tutti quelli che aspiravano a fare il sindaco nelle campagne elettorali eh, hanno puntato su questa storia dell'ospedale unico, qualcuno ne ha approfittato, qualcun altro è stato un po' più in buona fede, però tanto per farvi capire un po' come è gira, adesso non ho sì, gli occhiali ce li ho qua, eccolo qua. Allora, questo è un messaggio che è arrivato da una mamma e ve lo leggo perché è arrivato questa notte alle 2 in, in redazione, vi sembra normale e soprattutto giusto che se vai al pronto soccorso alle ore 18, quindi alle 6 del pomeriggio, eh, e torni a casa, casa all'1.30 di notte solo per fare una medicazione ad un piede e un'antitettanica, per di più se si tratta di un ragazzo di 16 anni che il giorno dopo in teoria dovrebbe andare a scuola, ma non solo. Eh, non solo per lui, ma addirittura c'erano anche persone anziane. Direi che è una vergogna. Questa è, la, è lo sfogo di una persona che ci ha mandato questo messaggio che, eh, che riguarda appunto il pronto soccorso di Fano. Poi abbiamo già detto milioni di volte, non lo ripetiamo, che non è nulla contro coloro che lavorano al pronto soccorso, che danno il massimo naturalmente. Eh, per, eh, però insomma, ecco, questa è un po' la situazione. Quindi, non meravigliamoci se, se siamo preoccupati e se ogni giorno vi raccontiamo de, 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 di sanità e del timore che c'è eh, nel perdere gli, i servizi essenziali della sanità. Andiamo avanti velocemente. Allora, servizio idrico, non si eh, cedano le quote di aset ai privati, mozione politica trasversale per impegnare la Giunta. Siamo sempre a Fano, gli, undi, gli unici a non firmare, sono Forza Italia, la Tua Fano e noi eh, Giovani. Eh, per Fano, allora, biglietto invariato, ma è mala burocrazia. Parliamo di trasporti pubblici per la corsa Fano Metauriglia, tariffa non dovuta per il 44%. In un anno 130 euro 132 euro in più. La Regione ha accolto la protesta due mesi fa, ma è in corso il trasferimento delle competenze sul servizio. I 5, 5 Stelle: è meglio prevedere un unico prezzo urbano? Questa è la proposta. Eh, al posto di tutte queste tariffe eh, così varie, varie non sarebbe neanche poi così tanto male poi dopo è una questione di costi lì non entriamo nel merito perché non siamo esperti il Battisti quest'anno è salvo pensiamo al futuro l'annuncio del consigliere regionale Carloni l'assessore Bravi ha accolto le eh, sollecitazioni il carnevale insieme a quello di Venezia eh, la manifestazione locale è presente sul sito nazionale del eh, turismo Andiamo a Mondolfo, il titolo sul Corriere Adriatico: Centro storico in abbandono, Tour dei 5 Stelle nel cuore della città. La lista delle cose da fare: non è tutto colpa dell'ultima giunta che non ha però eh, saputo rilanciare le eccellenze della, eh, della zona, poi. Eh, caduta al cimitero, si va in tribunale, il comune ha dato mandato ad un avvocato per opporsi ad un risarcimento, è un risarcimento che ha chiesto una donna, la donna ha rifiutato la proposta di risarcimento dell'assicurazione eh, dell'amministrazione, l'importo complessivo è di 7 mila euro. Eh, la pagina di Pesaro invece del Corriere Adriatico, eccoli qua i primi lavori per il Museo Oliveriano sono stati segnati i primi lavori il sindaco Ricci dice un segnale forte per continuare a investire sulla cultura l'importo è di 93 mila euro la pagina di Senigallia invece spintoni sugli autobus adesso si cerca il bullo dalle telecamere nessun aiuto la ragazzina dovrà restare a casa 30 giorni si pensa di anticipare l'arrivo del pullman per evitare la calca c'è chi dà l'assalto solo per il posto in fondo come si faceva da ragazzini il posto in fondo all'autobus. Ceriscioli è la prova dei sindaci, questo è il messaggero. Sabato sarà alla conferenza dell'area vasta, lunedì a Fano invece c'è il Consiglio sulla sanità. Seri dice ospedale unico a Chiaruccia e pare dignità con Pesaro. Riforma, il Partito Democratico è in. Si finge un amico di famiglia e ruba la pensione ad un novantenne, all'anziana che risiede a Pantano, sottratto anche il bancomat. Poi una vecchia bombola scambiata per una bomba eh, al Porto di Pesaro. Eh, ha fatto scattare un allarme, un allarme. Bomba, eh, sembrava il set di un film con Vigili del Fuoco e Capitaneria Polizia Municipale impegnata eh, tutti a mettere in pratica il dispositivo di sicurezza portuale. Un piano antibomba, la zona era quella della rotonda Bruscoli. Un passante ha notato vicino ad un cassonetto, eh, la vedete in questa fotografia, quello che sembrava un ordigno bellico, arrugginito sì, ma eh, alla fine era una innocua. Insomma, innocua l'hanno scoperto dopo, quindi insomma fatto bene questo. Passante sicuramente ad informare le autorità, comunque è una innocua bombola del gas arrugginita. La pagina di fama per chiudere la nostra segna stampa: pari dignità con Pesaro e Ospedale Chiaruccia. Vedete il titolo: il confronto con il governatore Ceriscioli nel Consiglio monotematico sulla sanità, eh, si ridetta la difesa del Santa Croce, pur nella logica dell'integrazione, atto aziendale da. Rivedere, garantendo servizi come la chirurgia d'emergenza, investendo sulla naturale, eh, scusate, naturale vocazione materno-infantile. Eh, mentre sulle scogliere in via Ruggeri, prima i bagnini, poi i residenti, e i residenti di via Ruggeri hanno saputo che le nuove scogliere davanti alle loro abitazioni saranno costruite dopo, prima invece saranno realizzate. Davanti ad una concessione balneare di Sassonia. Siamo pronti, dicono adesso però, a iniziative eclatanti, anche picchetti di protesta, ha commentato la nuova portavoce del Comitato Le Brecce Fiorenza del Signore. All'indomani di un'assemblea con i vicini di casa e con l'associazione eh, Cittadinanza Attiva. Dunque eh, c'è maretta anche eh, a Sassonia Sud. Poi la ciclabile che. Eh, si rilancia in bici fino a Senigallia eh, l'assessore Cristian Fanesi. La pista da Fano Marotta, pista ciclabile da Fano Marotta, potrebbe essere prolungata con i fondi europei e del ministero. Non sarebbe una brutta cosa, anzi, eh, una bella cosa: una bella pista ciclabile fino a Senigallia. La rassegna stampa è finita, noi ci rivediamo questa sera alle 20.30, c'è cioè il telegiornale, occhio alla notizia, come sempre invece per tutte le altre informazioni nel corso della giornata, se volete c'è il nostro sito internet, occhianotizia.it, oppure come sempre la nostra applicazione eh, Whatsapp e tutto il resto, quindi l'applicazione la potrete trovare su Apple Store o su Google Play, è gratuita ed è utilissima, serve per rimanere sempre aggiornati in tempo reale. Buona giornata a tutti, arrivederci.